No, però ho un amore assolutamente profondo per la musica e anche per i musicisti. Cioè, per me lavorare con un musicista è la stessa cosa che lavorare con un attore. E quindi, siccome tendenzialmente penso che un regista la prima cosa che deve fare quando va a film è imparare da queste persone che lo circondano, no? E quindi prendere da loro il massimo che possono dare. Lo dici per i grandi collaboratori? Per tutti i collaboratori, io in questo do ragione a Roberto quando dice che il musicista, come gli altri collaboratori, si dona al film, no? E quindi poi c'è, nel cinema c'è il direttore d'orchestra e, volente o nolente, è il regista. Poi non sempre è così, perché, che so, nelle serie televisive le funzioni della regia sono divise in tante figure, professioni differenti, però diciamo. Nel cinema fondamentalmente il regista è il direttore d'orchestra, tra virgolette, di quella banda di matti che realizzano questa cosa, no? E allora il musicista fa parte di questa banda di matti e in qualche modo a me piace farmi sorprendere, anche provocarlo il musicista, un po' come si fa con gli attori, perché con gli attori si fa un'esperienza così molto emotiva, non è tanto intellettuale l'esperienza che si fa con gli attori. Poi altrimenti diventa tutto un po' freddo e rigido. E quindi niente, per rispondere alla tua domanda, questo è. Mi piace giocare con il musicista e questo fa sì che le colonne sonore siano anche poco coerenti. Perché a me non piace quando ci sono nel film degli elementi che tornano sempre uguali, a meno che non abbia un senso preciso il fatto che tornano. Per esempio, dicevo prima a Roberto che io ho avuto l'onore di recensire da giovanissimo critico cinematografico proprio Iona che visse nella balena. E di quel film lì io, con tutto il rispetto per Monicone, ricordo la canzone che ha citato Roberto, che non era di Monicone, perché in un film c'è una cosa, no? Orson Welles diceva che il senso di un film sta sulla testa di uno spillo. Ecco, quella canzone lì, che tutti conosciamo, tutti la conosciamo, no? Se sentiva la radio, si cantava negli asili, negli stadi, dappertutto. Lì il regista ha avuto l'intuizione di buttare un sasso nello stagno, e lo stagno è la nostra coscienza che risuona con quella musica lì. Quindi credo che sia, dopodiché, confrontarsi con un genio assoluto come è genio musicale, come Morricone, chiaramente stimola il regista anche a fare altre cose rispetto a quelle che fanno normalmente. Quindi penso questo, penso che ci sia uno scambio, un desiderio di giocare insieme quella partita meravigliosa che è fare il film, che è una partita fatta di emozioni. Ma tu fai, lavori sempre tu lo stesso musicista o cambi? No, no, io ho lavorato con vari musicisti, da musicisti che hanno fatto musica punk, musicisti che fanno musica rock, musicisti che invece fanno musica classica e l'ultimo film l'ho fatto con dei jazzisti, con Stefano Di Battista e Rico Rava, mi hanno regalato questa colonna sonora struggente, diciamo, che mi ha permesso di capire il film che stavo facendo, che è Il Sole Cuore Amore, cioè la tromba di Rava per me è il sentimento di questo personaggio, della protagonista, quindi credo che sia, cioè, con la musica. Ecco, questa incoerenza della musica nel film è una cosa che io perseguo. A proposito di punk, adesso mi viene in mente, quando ho fatto Cop Killer, che è un film che abbiamo girato negli Stati Uniti, solo una piccola parte in Italia, il protagonista del film era un leader dei punk, Johnny Rotten, insieme a Eddie Vedder. E io mi ricordo che Cinecittà fece conoscere Johnny Rotten a Ennio. Quando lo vide, mi disse, senti, guarda che abbiamo qua il più grande oggi, che è una superstar, perché non possiamo fare una canzone? Conobbe Johnny Rotten e mi disse, ma sei pazzo? Ma quanto non studi a perché tra l'altro Johnny Rotten è un personaggio, se non c'è caso, bravissimo nel film, però insomma, era uno che insomma, non racconto cosa faceva. Quindi io, si prese paura quando conobbe questo ragazzo, per fortuna non l'abbiamo coinvolto. No, io sto pensando che musica di canzoni, Sacco e Donizetti, di Montaldo,
c'è una canzone interpretata da John Baez, però scritta da Morricone. Scritta? No, scritta da Morricone, poi interpretata da